Si è parlato di fauna selvatica al link, in particolare della crescita importante di cinghiali nel territorio appenninico. Da un lato gli agricoltori che contano danni alle colture con il presidente di Confagricoltura Fabio Rossi, dall'altro i cacciatori con il presidente della commissione cinghiali dell'ATC1 Eddie Rondelli, che si sono confrontati sulle insufficienze della legge regionale 17 del 2009 che assegna ai cacciatori il compito di contenere il numero di capi. Con loro a testimoniare i danni anche in zona parco il presidente dell'Università degli Uomini Originari di Costacciaro, Natale Vergari. Nell'ATC1 abbiamo fatto 1000 interventi selettivi. In che arco di tempo, Presidente? Già da quest'anno fino adesso, con risultati abbastanza sostanziosi, perché si parla di 500-600 animali abbattuti. Esistono situazioni... 600 animali abbattuti, insomma... 0,6 a intervento, magari... Lei parla con uno che fa in pratica la caccia al cinghiale. Io oggi sono venuto qui e ho detto prima Cinzia, io oggi ho passato una bellissima mattinata perché era una bella giornata di sole, ma la mia squadra, che è una delle squadre più numerose nell'ATC1 e forse dell'Umbria, non ha trovato nessuna presenza di cinghiale, per cui tornano a casa contenti mangiando stasera nella casa di casa. Ma quindi secondo lei non è vero che per c'è cui questa... Il problema va affrontato con estrema serietà e correttezza e anche capacità tecnica. Il problema si evidenzia in alcune zone, non dappertutto. Per cui le manifestazioni romane, dove si auspica una legiferazione nazionale, secondo me non è lo strumento più idoneo e efficace. Qualche anno fa noi esistevano le zone assegnate alle squadre e non esisteva neanche il problema dei cinghiali, va bene? E allora il fatto che una squadra abbia assegnato una zona e che poi penso che sia nessuno può negare, che poi magari non si può fare ma li va anche a governare, poi diventa anche più grossi e poi partoriscono anche, fanno anche più cuccioli o maialini che siano. È chiaro che porta un interesse anche, diciamo così, di, non dico legittimo perché non si potrebbe fare, insomma, però posso capire, eccetera, che uno va in una certa direzione. È chiaro che va in una direzione contraria a interessi degli agricoltori. Bene. Per cui quando ci sono i danni, perché poi se ce ne sono anche 300, dico, per una stupida, 300 cinghiali a chilometro quadrato di bosco, poi alla fine può diventare una risorsa, benissimo insomma, ma se ce l'abbiamo in mezzo a un seminativo, e non è che ci sono certe zone, oramai sappiamo che i cinghiali sono arrivati lungo il Tevere, esatto. Quindi sono arrivati lungo il Tevere, sono non dappertutto, di più insomma. Ecco, sono... quindi lei dice apriamole queste zone, cioè a lei non piace questa idea dell'assegnazione di una zona ad una squadra, poi sentiamo Rondelli. Il fatto della zonizzazione, ognuno si è preso la sua squadra, diciamo, se la coltiva, qualche difficoltà la trovata. Capisco tutto, però insomma diamo libertà alle squadre che non trovano i cinghiali di andarsi a cercare. E vedremo che secondo me forse qualcosa si risolve. Il contesto nostro è un contesto che ha altre problematiche. Parliamo una per tutte, quella ambientale. Cioè noi sul parco del Monte Cucco è antitesi enorme perché siamo dentro un'area protetta e quindi l'area protetta andrebbe essere tutelata più, perché un conto fare un'operazione su un campo seminato, vabbè, c'è il danno, tutto quanto, ripristini. Ma andare a ripristinare un danno a 1100, a 1500 metri, dove una biodiversità sta scomparendo, perché sono sparite, questa è la realtà, è sotto gli occhi di tutti, spignolare, torinare, tartufare, e anche flora come piccole orchidee, piccole cerche, sono stati divelti, poi nascono solo infestanti. Noi dobbiamo tutti gli anni passare 50-60 ettari di terra, per fortuna c'è molto volontariato, abbiamo i mezzi, perché siamo chiamati ditta. Finisco, 3 anni fa, e quindi arrivo al presidente della Confagricoltura, i danni. E purtroppo noi con un agronomo ci ha fatto 160.000 euro di danni, e perché poi quei calcoli che fanno, no, il prato viene considerato, quindi niente, ci hanno dato 1.000 euro. Non solo cinghiali in crescita nel contesto della fauna selvatica, ma anche capriole e lupi. Sulla situazione di equilibrio tra le specie è intervenuto il medico veterinario Norberto Quadraroli, già autore di un censimento del lupo in Appennino nella sua ultradecennale attività presso l'ASL, che ha sottolineato il sempre più evidente fenomeno di inurbamento delle specie selvatiche, non necessariamente legato alla loro crescita però numerica. Il discorso dell'urbanizzazione di tutti i selvatici, che è un fenomeno nazionale ormai, che non coinvolge soltanto il cinghiale, cioè abbiamo i caprioli. Noi che siamo di Gubbio abbiamo dovuto liberare qualche anno fa dei caprioli in via Leonardo da Vinci, per cui l'urbanizzazione
nelle grosse città anche dei falchi, del poiane, insomma l'urbanizzazione è una, diciamo, colonizzazione che il selvatico ha fatto in questi ultimi anni, un po' perché ha preso più confidenza, ma non so se si possa legare strettamente all'aumento numerico. Nel caso del lupo forse sì, perché il lupo sappiamo che c'ha una sua area di rispetto, le famiglie, i maschi adulti hanno, non vogliono altre presenze, per cui poco alla volta in questi ultimi 30 anni, io sono arrivato nel 77 a Gubbio e il lupo era veramente sporadico. 30 anni di, più di 30 anni di protezione là gli ha permesso di diffondersi nel territorio e dovendo colonizzare sempre più terreni dalle montagne del Cucco lui è sceso fino a Mucaiana. Però è una specie particolare il lupo. Sì, il lupo è una cosa particolare rispetto al cinghiale sicuramente, però sono anche strettamente legate le due. Ovvero? Ovvero mi dicono ultimamente che tutti i rilievi fatti sugli escrementi del lupo trovano più facilmente peli di cinghiale piuttosto che di capriolo o di altre specie.